La Commissione europea sta fornendo 3 miliardi di euro in assistenza di emergenza a 10 dei suoi paesi vicini per aiutarli ad attutire il colpo delle ricadute economiche della pandemia. Questi includono paesi candidati per l'adesione all'Unione, potenziali candidati e paesi vicini. Conosciuta come assistenza macrofinanziaria, arriva principalmente sotto forma di prestiti con condizioni molto favorevoli e bassi tassi di interesse. Viene generalmente pagata alla banca centrale del paese e usata dal governo per stabilizzare le sue finanze pubbliche. Per ricevere il denaro i paesi devono aver firmato un programma di finanziamento con il Fondo Monetario Internazionale, devono soddisfare le condizioni per il rispetto dei diritti umani, attuare riforme democratiche, economiche e di governance e reprimere la corruzione.